Amici telesmondiani, bentornati. Oggi dalla spiaggia un video nuovo che vi parlerà dell'importanza della mano. La mano, ragazzi, guardatela la mia mano. I calli. Non è per i calli, ma è importante allenare la mano, ragazzi. Noi braccioferristi naturalmente l'alleniamo perché è il nostro sport, però a parte lo sport del braccio di ferro è importante allenare la mano. E adesso vi dirò perché è importante per tantissimi motivi, Allora, iscrivetevi agli altri canali, Telesmundo Plus, Arm Wrestling Show su Facebook, Arm Wrestling Gran Canaria. In descrizione vi metto il link. Visitate il nostro blog luigiladelfa.it. E poi, se volete dei consigli per come allenarti, come motivarti per iscriverti in palestra, per fare qualche sport, contattami e io ti motiverò e ti farò anche la scheda d'allenamento, ragazzi. Contattami in privato oppure su Instagram se vuoi, oppure scrivi un'email su luigiman86@gmail.com. ragazzi, la trovate l'email, se volete contattarmi trovate il sistema come contattarmi. Allora, l'importanza della mano. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che la mano ha 27 ossa. Tu dici la mano, sì, 27 ossicini e 30 muscoli. Ragazzi, impensabile, no? Tu dici, ma il pettorale ha, cioè, 3-4 muscolini qua, pettorale alto, centrale e basso, e invece, ragazzi, la mano ha 30 muscoli piccolini che, ragazzi, servono a muovere la mano in tantissime direzioni. La mano è la più connessa al cervello. Sì, proprio così. È l'unica parte del corpo che è la più connessa al cervello. E lo dice pure Richard Restack nel suo libro Think Smart, pensiero intelligente. Ragazzi, leggete. L'ha detto pure questo grande personaggio. Dice, la mano è, si può dire, un'opera di ingegneria, la più grande opera che Dio abbia potuto fare. Ragazzi, la mano è importante. La mano è importante perché, innanzitutto, fin dalla nascita, tantissimi studi dicono che un bambino, un neonato, meno di un mese, a partire da un mese, si riesce a tenere con una sola mano in una barra, in una piccola barra, si riesce a tenere più di 10 secondi. Ragazzi, tu nasci già con la forza della mano che riesce a sostenere tutto il tuo corpo. Addirittura si arriva con dei casi eccezionali di bambini neonati che si tengono fino a 2 minuti. Per farti capire, nasci già con la forza di base nella mano. Per concludere, ragazzi, tantissimi anziani che hanno lavorato nei campi o hanno fatto lavori manuali, amici, dicono le statistiche e le interviste che hanno fatto a tantissime persone anziane, che è l'unica zona della mano, l'unica zona del corpo dove perdono la forza. Qual è? La mano. Tu puoi arrivare a 90 anni, a 100 anni e ancora hai forza nella mano. Perdi pochissimo, che ti posso dire, da 1 a 100 hai la forza 100, a 18 anni hai forza 100 nella mano, a 90 anni hai forza 90, perdi pochissimo. L'hanno stabilito anche questi studi, ragazzi, ed è vero, si ha più energia con te stesso, c'hai più sicurezza di andare avanti, ti rilascia sicuramente tantissima adrenalina, perché, amici, come ha detto Richard Restack nel suo libro, è la parte più connessa al cervello. E allora, amici, per questo motivo chi ha la mano forte vive di più e vive con maggiore energia per avere una longevità king. Allena la mano, perché ultimamente, in questi ultimi 100 anni, l'utilizzo della mano sta andando a scomparire. Prima almeno esistevano i lavori manuali,
e quasi tutti, almeno per forza maggiore, per mangiare, allenavano la mano, perché lavoravano tutti nei campi, anche stesso se erano dei studiosi, avvocati. Ragazzi, arrivavano a casa, dovevano cucinare, dovevano fare qualcosa, dovevano... Ragazzi, c'è l'acqua, guardate. Dovevano utilizzare anche loro la mano. E invece no. Ultimamente, anche stesso, che vogliono usare la mano, non la usano. Non la usano perché tutto si fa in maniera... con l'utilizzo delle macchine. Ah, prima andavi al supermercato e prendevi le borse e le portavi a casa. Adesso vai al supermercato con il carrello. Con il carrello. Arrivi a casa e prendi la macchina. Tutto... anche per aprire le burnie, i barattoli, addirittura ti hanno facilitato, ti fanno i barattoli, quelli di latta, così ti sbrighi e non neanche metti forza. È un esempio questo, ragazzi. Però, perché devi allenarti la mano? Perché? Perché avendo una garra forte, avendo una presa forte e resistente, riuscirai ad avere più successo anche nelle altre discipline, tra cui powerlifting, crossfit, calisthenics, ovvio, per non parlarti pure perché se hai una mano forte ti senti più sicuro, dai la mano a un'altra persona, ragazzi, già trasmetti sicurezza, non trasmetti scorreggiadine, questo è un termine, non trasmetti scorregge, ragazzi, trasmetti potenza sovrumana, forza, sicurezza in te stesso. Allora tu, se ti alleni e inizi ad allenarti la mano, vedrai che avrai più motivazione per allenare il resto di tutto il corpo. È sicuro, ho fatto io il test già ai miei seguaci che si allenano con me e naturalmente io durante la settimana gli faccio fare due allenamenti per l'avambraccio. Allora, la mano significa, ragazzi, non la mano, la mano significa la muscolatura che c'è dal dito fino al gomito. Tutto l'avambraccio, ragazzi, tutto l'avambraccio e la mano è la mano. Cioè, ragazzi, l'allenamento dell'avambraccio, e cioè quello che facciamo noi braccioferristi. Cioè, non dico la mano, solo la mano questa qui. La mano racchiude tutta la muscolatura che c'è dal gomito fino all'avambraccio. Allora, tutti i lati positivi. Maggiore sicurezza con te stesso. Sicurezza, ragazzi, per affrontare anche... La vecchiaia, se tu hai una mano forte, e non è che lo sto dicendo io, lo dicono gli studi, vivrai di più. Sì, ragazzi, è così, vivrai di più e con maggiore tranquillità anche mentale. Ragazzi, la forza della mano è importante, anche perché quando tu ti alleni in palestra e c'hai bei pettorali, spalle, gambe, quando esci a cena con gli amici o vai in discoteca a fare il figo per ammorchiare qualche ragazza, ragazzi, cosa si vede? La prima cosa che vedi è la mano. Fai due svolte nella camicia e si vede un avambraccio potente e c'hai l'opportunità di conoscere più ragazze. Anche le ragazze hanno l'opportunità di conoscere più ragazze, perché, amici, tu, ragazza che non hai forza nella mano, c'hai più indipendenza. Non devi chiamare l'amico tuo, tuo marito, mi apri la burnia. No, tu con la forza della mano puoi fare dei sfottò a tutti i ragazzi, amici tuoi, che sono mingherlini e che non hanno forza. Fai un braccio di ferro e gli spacchi il braccio, per esempio. Sì. Ma ragazzi, a parte queste cose, vabbè, che sono cose, ragazzi, così un po' per fare ridere, però tu vuoi mettere una forza presa per prendere la tua donna e sbatterla al muro, ragazzi, tutta la forza viene dalla mano. A parte questa parentesi king, ragazzi, sul fatto che si deve avere forza nella mano, è importante. Io ce la butto così un po' sullo scherzare, però è la verità. Cercate di leggere, cercate di... Guardate un po', oggi c'è l'alta marea, ma c'è tanta gente qui in spiaggia, amici. Io penso che tutti quanti dovrebbero iniziare con l'allenamento della mano. Se tu ti alleni la mano,
sarai più motivato ad allenare il resto di tutto il corpo. Il resto di tutto il corpo. E allora iniziamo ad allenarci con intelligenza, iniziamo ad allenare bene la mano e di conseguenza in maniera automatica vedrai i risultati nel resto di tutto il tuo corpo. Arrivederci e a presto ragazzi, ci vediamo nei prossimi video.